Allora, vi ricordate questo titolo importante, discorso sul metodo per ben guidare la propria ragione e cercare la verità nelle scienze, un titolo su cui già abbiamo detto tante cose, vi ricordate? Abbiamo detto siamo nell'ambito della rivoluzione scientifica, questo cambiamento radicale nel modo di pensare e di vedere il mondo. Siamo nel 1600, in un momento in cui un tema preponderante è appunto quello del metodo. Come faccio? Quale strada devo seguire per arrivare a scoprire la verità? Ora possiamo entrare nella lettura vera e propria del testo. Come siamo già abituate, come vi siete già abituate lo scorso anno, leggiamo brevemente e poi ci soffermiamo a fare qualche commento. Se questo discorso sembra troppo lungo per essere letto tutto in una volta, lo si potrà dividere in sei parti. Nella prima troveremo diverse considerazioni relative alle scienze. Nella seconda le principali regole del metodo che l'autore ha cercato. Nella terza alcune regole della morale che ha ricavato da questo metodo. Nella quarta le ragioni con cui egli prova l'esistenza di Dio e dell'anima umana, che sono i fondamenti della metafisica. Nella quinta l'ordine dei problemi di fisica che egli ha affrontato e in particolare le spiegazioni del movimento del cuore e di alcune difficoltà della medicina. Eppure la differenza che vi è fra la nostra anima e quella delle bestie. Nell'ultima, le cose che egli ritiene necessarie per progredire nello studio della natura più di quanto sia fatto fin qui e le ragioni che l'hanno indotto a scrivere. Va bene, qui abbiamo, come vedete, semplicemente l'indice di questo libro. A noi le parti che interessano, allora anzitutto il file che avete vi riporta solo le prime quattro parti, non le ultime due. Noi leggeremo sicuramente la prima, un po' rapidamente la seconda, la terza può darsi di no, e la quarta leggeremo una parte. Allora, cominciamo dalla prima parte, che dice delle cose bellissime, anche un po' biografiche, come vedrete. Il buonsenso è la cosa meglio ripartita nel mondo. Dato che ognuno pensa di esserne così ben fornito, anche coloro che sono i più difficili da accontentare in qualsiasi altra cosa non hanno l'abitudine di desiderarne più di quanto non ne hanno bisogno. Ah, il buon senso ce l'hanno tutti. Vi anticipo, come dirà fra poco, che buon senso è un termine, che un'espressione che qui nel testo di Cartesio ha il significato di ragione, ok? È come se Cartesio dicesse: la ragione è la cosa meglio ripartita nel mondo. Tutti siamo dotati di ragione, tutti gli esseri umani, persino voi siete dotati di ragione. Poi certo, un po' più, un po' meno, poi bisogna capire che cos'è questo buon senso, che cos'è la ragione. Proseguiamo la lettura e vediamo cosa intende Cartesio con ragione, con buon senso. Ne è verosimile che su questo tutti si sbaglino. Piuttosto ciò testimonia che la capacità di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso, che è propriamente ciò che chiamiamo il buon senso o la ragione, è per natura uguale presso tutti gli uomini. E così la diversità delle nostre opinioni non viene dal fatto che gli uni sono più ragionevoli degli altri, ma solamente dal fatto che noi governiamo i nostri pensieri in modi diversi e non consideriamo le stesse cose. Ecco, questo è un passaggio fondamentale per sapere che cosa pensa Cartesio della ragione. Che cos'è la ragione? Che cos'è il buon senso? Vedete che qui dice il buon senso o la ragione. Che cos'è? È la capacità di ben giudicare, cioè di distinguere il vero dal falso. Cosa vuol dire aver ragione? Saper distinguere il vero dal falso. È una buona definizione di ragione? È una buona definizione di buon senso? È una definizione che ha le sue ragioni, che Cartesio ci spiegherà adesso in questo discorso. Molto interessante però, eh? La ragione, il buon senso, è per natura uguale presso tutti gli uomini. Questo è molto interessante. Cartesio ci dice che tutti abbiamo la stessa ragione, tutti sappiamo distinguere il bene dal falso.
E allora perché pensiamo in modo diverso? Perché consideriamo oggetti diversi e governiamo i nostri pensieri in modi diversi. Cioè ci occupiamo di questioni diverse e ci diamo un metodo differente per guidare il nostro pensiero. Ecco perché Cartesio scrive un discorso sul metodo. Qual è un buon metodo per giudicare e distinguere il bene dal falso? Cerchiamo di comprenderlo. Perché non basta avere un buon ingegno, ma è fondamentale applicarlo bene. Le anime maggiori sono capaci di vizi maggiori come di virtù maggiori. E coloro che seguono sempre la retta via, anche quando camminano in modo lentissimo, possono andare molto più avanti di coloro che corrono e si allontanano da essa. Quindi la cosa importante non è andare rapidi, come quando fate le equazioni o le espressioni di matematica, vero? Non bisogna saltare i passaggi, bisogna andare piano, lentamente, un passaggio alla volta. E se faccio un passaggio alla volta, andrò molto più avanti e con molta più sicurezza di quelli che corrono o che, senza avvedersene, si allontanano dalla strada principale. Quante volte avete fatto un'espressione e avete detto ma sì, dai, questo passaggio lo faccio rapidamente, risolvo tutta la parentesi in una volta senza fare un passaggio alla volta. Invece è meglio fare un passaggio alla volta, così non si fanno errori o si minimizza il rischio di errore. Allora, fin qui in generale, vedete, tre capoversi per dire in generale, ripetiamolo, la ragione o buon senso è la capacità di giudicare, di ben giudicare, cioè giudicare vuol dire distinguere il vero dal falso. Questa facoltà tutti ce l'abbiamo, è per natura uguale in tutti gli uomini, ma va ben esercitata, serve un buon metodo. Per quanto mi concerne, non ho mai presunto che il mio ingegno fosse più perfetto in nulla di quello comune. Anzi, ho spesso desiderato di avere un pensiero altrettanto rapido, o l'immaginazione altrettanto netta e distinta, o la memoria altrettanto ampia o altrettanto pronta di altri. E non conosco altre qualità, oltre a queste, che servano alla perfezione dello spirito. Infatti, per quanto riguarda la ragione o buon senso, poiché è l'unica cosa che ci rende uomini e ci distingue dalle bestie, voglio credere che essa è tutta intera in ciascuno e seguire in ciò l'opinione comune dei filosofi, i quali dicono che il più e il meno è solo negli accidenti e non tra le forme o nature degli individui di una stessa specie. Io sono come gli altri, fa una protesta di modestia, no? Io non ho un grande ingegno, anzi c'è qualcuno che è molto più rapido, molto più sa molte più cose, si ricorda più cose, eccetera. No, ma io non mi interessa questa cosa. Ma non esiterei a dichiarare che penso di aver avuto molta fortuna nell'essermi ritrovato, sin dalla mia giovinezza, in alcune vie che mi hanno condotto a considerazioni e massime da cui ho formato un metodo attraverso il quale mi sembra d'avere un mezzo per aumentare per gradi la mia conoscenza e di elevarla poco a poco al punto massimo a cui la mediocrità del mio spirito e la breve durata della mia vita possano permettermi di giungere. Quindi, le circostanze della vita mi hanno dato la possibilità di crearmi questo metodo. E ne ho già raccolto frutti tali da questo metodo che, per quanto nel giudicare me stesso mi sforzi sempre di propendere verso la diffidenza piuttosto che verso la presunzione, e per quanto, guardando con occhio da filosofo le diverse azioni e imprese degli uomini, non ve ne sia quasi alcuna che non mi sembri vana e inutile, non posso fare a meno di ricevere estrema soddisfazione dal progresso che penso di aver già fatto nella ricerca della verità e di nutrire tali speranze per l'avvenire che, se tra le preoccupazioni degli uomini, come semplici uomini, ve ne è qualcuna che sia effettivamente buona e importante, oso credere che sia proprio quella che ho scelto. Come sempre, i filosofi tutti quanti pensano che loro, come molti, non solo i filosofi, ma i filosofi in particolare, pensano che quello che fanno loro sia la cosa più importante per tutti gli uomini. Però vedete, Cartesio dice: io non ho una grande mente, non sono diverso dagli altri, non sono una mente superiore,
Però mi sono dato un buon metodo che mi sembra mi stia portando molti frutti e quindi lo condivido anche con voi, questo è il senso. Tuttavia può darsi che mi sbagli, forse ciò che io prendo per oro e diamanti è solo un po' di rame e vetro. So quanto siamo soggetti a ingannarci, segnatevi questa parola che è fondamentale nel discorso sul metodo, so quanto siamo soggetti a ingannarci su ciò che ci tocca e quanto ci debbano sembrare sospetti anche i giudizi dei nostri amici quando sono in nostro favore, ma sarò ben lieto di dimostrare in questo discorso quali sono i percorsi che ho seguito e di rappresentarvi la mia vita come un quadro, affinché ognuno possa giudicare e affinché, apprendendo dalle opinioni comuni ciò che gli altri ne pensano, trovi in questo un nuovo mezzo per istruirmi, che aggiungerò a quelli di cui mi servo abitualmente. Così il mio progetto non è di insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per ben condurre la propria ragione, ma solo di mostrare in quale modo ho cercato di condurre la mia. Coloro che presumono di dare dei precetti agli altri devono ritenersi più abili di loro e se mancano in cose minime sono da biasimare. Ma proponendo questo scritto come una storia o se preferite come una favola, nella quale tra alcuni esempi che si possono imitare se ne troveranno forse diversi altri che si riterrà di non seguire, spero che esso sarà utile a qualcuno senza nuocere a nessuno e che tutti mi saranno grati per la mia franchezza. Ok? Quindi qui dice, anche qui non dobbiamo credere ovviamente a Cartesio quando dice che è solo un esempio, se è solo un esempio uno se lo tiene per sé. In realtà Cartesio vuole proporre il suo metodo come il metodo e anche alcune questioni in più. Allora, questa prima pagina, vedete, ci introduce al discorso sul metodo, dicendoci che cos'è la ragione, di nuovo la capacità di ben giudicare, di distinguere il vero dal falso, dicendoci che la differenza tra gli uomini non è nella sostanza, tutti abbiamo la stessa ragione, ma piuttosto nel modo in cui utilizziamo questa ragione, e giustificando la motivazione per cui Cartesio propone un metodo a tutti quanti. Dopo questa introduzione sul concetto di ragione come capacità di giudicare e distinguere il vero dal falso e sulle motivazioni che portano Cartesio a scrivere, vediamo adesso l'inizio di un racconto, sostanzialmente, come ci ha detto lui, una storia o una favola della sua vita. È molto interessante perché vedrete che adesso Cartesio ci racconta quello che ha studiato e quanto ha odiato la scuola. Ora, se voi pensate che uno dei più grandi pensatori di sempre, un filosofo e matematico di prima grandezza, disprezza l'istruzione che ha avuto, pensate che siete in ottima compagnia, tutto sommato, no? È anche confortante forse sapere questo. Vediamo cosa pensa anche delle singole materie che studiava. Ci dà anche un po' di curriculum che è molto interessante per voi che studiate pedagogia, perché Cartesio ha studiato in una delle migliori scuole di Francia, il collegio di La Flèche, si scrive La Flèche con la H, il collegio di La Flèche, che era un collegio dei gesuiti, e forse sapete che i gesuiti tra il 500 e il 600 hanno creato sostanzialmente il sistema scolastico come ancora lo conosciamo oggi, cioè una scuola dove si va per gruppi di età, dove in ogni anno scolastico si studiano determinati contenuti che sono propedeutici a quelli che si studiano negli anni successivi, eccetera, eccetera. Cioè sostanzialmente un sistema scolastico, come la chiamavano loro, la Ratio Studiorum, che poi è rimasta ancora oggi, no? Poi è chiaro, le discipline cambiano, il curriculum cambia, però l'idea che si va a scuola per gruppi di età, che a ogni età si studiano determinate cose, eccetera, eccetera, questo è rimasto ancora nella scuola europea moderna. Ok, riprendiamo la lettura. Sono stato istruito nelle lettere sin dalla fanciullezza e poiché fui persuaso che per mezzo loro si poteva acquisire una conoscenza chiara e certa, notate questi aggettivi, segnateveli che sono importanti, chiara e certa, di tutto ciò che è utile per la vita,
avevo un desiderio estremo di impararle. Ma quando ebbi terminato quel corso di studi, alla fine del quale si è soliti essere annoverati tra i dotti, cambiai opinione completamente. Infatti mi trovai sotto il peso di tanti dubbi ed errori che mi sembrava di non aver tratto altro profitto cercando di istruirmi che lo scoprire sempre più la mia ignoranza. Eppure ero in una delle più celebri scuole d'Europa, dove si pensava si dovessero trovare uomini sapienti, se mai ce ne dovesse essere qualcuno sulla terra. No, uno dice, io studio all'Oberland di Treviglio, se i migliori professori non sono lì, dove potrò mai trovarli, no? Giusto, voi tutti i giorni vi dite questo, no? In tutto sommato. Ecco, Cartesio studiava davvero in una delle migliori scuole d'Europa, è uno dei migliori collegi di Francia, all'avanguardia, dove c'erano appunto i gesuiti, i migliori insegnanti che si potevano trovare. Voi pensate che siamo in un'epoca in cui la frammentazione religiosa ormai in Europa è una realtà, eppure anche nei paesi luterani e protestanti i nobili mandavano i loro figli a scuola dai gesuiti, per cattolici, anzi servi del Papa, erano visti molto male, tanto erano celebri le scuole gesuitiche. Ecco, eppure Cartesio dice, io pensavo di trovare istruzione, invece mi trovo coi dubbi, no? L'unica cosa che ho scoperto è di essere profondamente ignorante. Vediamo allora cosa aveva studiato. Là avevo appreso tutto ciò che tutti gli altri vi apprendevano, eppur non essendomi accontentato delle scienze che ci insegnavano, avevo trascorso tutti i libri che trattavano quelle considerate più curiose e più rare che mi erano capitate in mano. Con ciò io conoscevo i giudizi che gli altri esprimevano su di me e non mi sembrava affatto che mi stimassero inferiore ai miei compagni, sebbene ce ne fossero già tra loro alcuni destinati a prendere il posto dei nostri maestri. Infine, il nostro secolo mi sembrava fiorente e fertile di buoni ingegni quanto i precedenti. Ciò mi faceva prendere la libertà di giudicare da me stesso tutti gli altri e di pensare che non vi fosse alcuna dottrina al mondo che fosse quale in precedenza mi avevano fatto sperare. Allora, ho frequentato la scuola migliore, ero un buono scolaro, non eccelso ma neanche stupido. Ho letto un sacco di libri anche in biblioteca, non mi sono limitato a leggere quello che mi costringevano a leggere i miei docenti, come fate anche voi, che tutto il giorno passate in biblioteca, vero? Vivevo in un secolo normale, ricco di buoni ingegni, quindi no? Che cosa mi mancava? Tuttavia non trascurai gli esercizi a cui ci si applica nelle scuole. Vediamo adesso, cominciamo con le materie. Sapevo che le lingue che vi si apprendono sono necessarie per l'intelligenza dei libri antichi. Qui di lingue si parla del greco e del latino, che erano appunto le lingue necessarie per l'intelligenza dei libri antichi. Ma noi potremmo dirlo anche delle lingue moderne. Sarebbe importante conoscerne il più possibile. Sapevo che la leggiadria delle favole risveglia lo spirito, che le azioni memorabili della storia lo elevano e che lette con discrezione esse aiutano a formare la capacità di giudizio, che la lettura di buoni libri è come una conversazione con le migliori personalità del passato che ne sono stati gli autori e una conversazione ben ponderata nella quale essi ci rivelano solo i loro migliori pensieri, che l'eloquenza ha una forza e una bellezza incomparabili, che la poesia ha una delicatezza e una dolcezza che rapiscono, che le scienze matematiche hanno invenzioni assai sottili e che possono fare molto sia per soddisfare i curiosi sia per agevolare tutte le altre e diminuire il lavoro degli uomini, che gli scritti che trattano dei costumi, cioè della morale, contengono diversi utilissimi insegnamenti ed esortazioni alla virtù, che la teologia insegna come guadagnarsi il cielo, che la filosofia dà modo di parlare in modo verosimile di qualsiasi cosa e di farsi ammirare dai meno sapienti, che la giurisprudenza, la medicina, le altre scienze procurano onore e ricchezza a coloro che le coltivano, e infine che è bene esaminarle tutte, anche le più superstiziose e false, per conoscere il loro giusto valore e non essere da loro ingannati. Ecco, vedete, in questo paragrafo Cartesio ci dà una sfilza delle discipline
che studiava nella sua scuola, quindi il greco e il latino, le lingue, poi le favole, potremmo dire la letteratura, la lettura dei buoni libri, quindi in generale si faceva a scuola leggendo libri, un po' come facciamo noi, no, nel corso di filosofia, cioè noi facciamo quella che anticamente si chiamava la lezione, lectio, come sapete in latino vuol dire proprio questo, lettura. Poi, fin qui paragonabile alla nostra scuola, no? Poi cosa c'è? L'eloquenza, quindi la capacità di parlare, la poesia, le scienze matematiche, però vedete che giudizio ne dà, eh? Possono fare molto per soddisfare i curiosi. Noi non studiamo matematica per soddisfare i curiosi, forse parla di una matematica molto diversa dalla nostra. E per agevolare tutte le arti, quindi potremmo dire una matematica applicata, applicata all'ingegneria, all'artigianato, eccetera. Poi etica, i costumi, abbiamo detto, teologia e filosofia. Anche qui, cos'è la filosofia che si studia nelle scuole del tempo di Cartesio? La filosofia dà modo di parlare in modo verosimile di qualsiasi cosa. La filosofia è l'arte che insegna a parlare, potremmo dire ad argomentare. E poi cosa si studia? Giurisprudenza, medicina e le altre scienze che procurano onore e ricchezza a coloro che li coltivano. Infine, tutte le scienze sono degne di essere esaminate, di essere studiate. Un bel curriculum interessante sicuramente. Ma io credevo di aver già dedicato abbastanza tempo alle lingue, pure alla lettura dei libri antichi e alle loro storie, alle loro favole. Infatti, qui c'è un'immagine molto interessante, conversare con gli uomini di altri secoli è quasi come viaggiare. È giusto sapere qualcosa dei costumi dei diversi popoli allo scopo di giudicare i nostri più correttamente e di non pensare che tutto ciò che va contro i nostri costumi sia ridicolo e contro ragione, come sono soliti fare quelli che non hanno visto nulla. Di solito anche noi siamo tentati, no? Come tutti quanti gli esseri umani, di pensare che ciò che è, ciò che ci appartiene come abitudini e abiti culturali sia giusto, buono in sé e che le altre cose siano robe da barbari, no? Quindi se è per evitare questo va benissimo leggere i libri antichi, come viaggiare, ma quando ci si impiega troppo tempo a viaggiare alla fine si diviene stranieri nel proprio paese e quando si è troppo curiosi riguardo le cose che si praticavano nei secoli passati si resta di solito molto ignoranti di quelle praticate in quello corrente. Quindi troppi libri sul passato fanno perdere di vista il presente. Questo è molto interessante. Inoltre, le favole fanno immaginare come possibili diversi eventi che non lo sono affatto. E persino le storie più fedeli, se non cambiano né aumentano il valore delle cose per renderle più degne d'essere lette, omettono comunque quasi sempre le circostanze più volgari e meno illustri. Da ciò consegue che il resto non appare com'è, e come coloro che si ispirano agli esempi che ne traggono sono soggetti a cadere nelle stravaganze dei paladini dei nostri romanzi e a concepire progetti che superano le loro forze. Leggere favole, romanzi, eccetera, è utile, però bisogna stare attenti, perché sennò uno immagina come vere cose che non lo sono affatto. Quindi prima stoccata contro la letteratura, la lettura delle favole, come avevo detto lì. Proseguiamo. Stimavo grandemente l'eloquenza ed ero innamorato della poesia, ma pensavo che l'una e l'altra fossero doni dello spirito piuttosto che frutti dello studio. Saper scrivere bene, sia in prosa che in poesia, è più un talento naturale che un qualcosa che si possa coltivare. Chi possiede maggior forza di ragionamento e sa ordinar meglio i propri pensieri allo scopo di renderli chiari e intelligibili è sempre più capace di persuadere sul proprio punto di vista, anche se parla solo il basso bretone e non abbia mai studiato retorica.
E chi sa inventare le cose più piacevoli e le sa esprimere con più ornamenti e dolcezza sarebbe sempre il miglior poeta, anche se l'arte poetica gli fosse ignota. Quindi, le favole bisogna stare attenti perché ti fanno vedere cose che non esistono. L'eloquenza e la poesia sono frutto più di talento naturale che di applicazione. Mi piaceva soprattutto la matematica, un po' come a voi, no? Per la certezza e l'evidenza dei suoi ragionamenti. Certezza ed evidenza. Ricordatevi che poco fa aveva detto che lui pensava di trarre dai suoi studi nozioni chiare e certe. Qui parla di certezza ed evidenza. Cioè, la certezza rimane, evidenza vuol dire vedere bene, quindi ha a che fare con la chiarezza, sempre lì. Ecco, mi piaceva soprattutto la matematica, per la certezza e l'evidenza dei suoi ragionamenti, ma non ne coglievo ancora l'autentica funzione, e pensando che servisse solo alle arti meccaniche mi stupivo di come, pur essendo i suoi fondamenti così fermi e solidi, non vi avessero costruito sopra niente di più elevato. Ecco, tenete conto che, appunto, come vi ho accennato prima, la matematica che studiava Cartesio era profondamente diversa da quella che studiamo noi oggi. Appunto, era soprattutto una matematica applicata a quelle che qui sono chiamate arti meccaniche. E mi stupivo di come, essendo, ecco questa cosa che abbiamo letto. Ecco, al contrario, paragonavo gli scritti degli antichi pagani che parlavano dei costumi, cioè dell'etica, a palazzi assai superbi e magnifici, che erano costruiti su sabbia e fango. Elevano in alto la virtù e le fanno sembrare stimabili al di sopra di tutte le cose del mondo, ma non insegnano abbastanza a riconoscerle, e spesso ciò che denominano con un così bel nome è solo insensibilità, orgoglio, disperazione o un parricidio. Allora, vedete che questo è molto importante per quello che leggeremo più avanti. Cartesio distingue la matematica e l'etica. Da un lato la matematica ha degli ottimi fondamenti, ma su cui non costruisce nulla. Fondamenti fermi e solidi, ma su cui non si costruisce niente. Al contrario, l'etica sono palazzi assai superbi e magnifici, ma che non hanno fondamenta. Quindi abbiamo una disciplina ben fondata che però non riesce a costruire nulla, dall'altro una disciplina bellissima ma mal fondata. Ecco, ci fermiamo qui per oggi purtroppo. Vedete che abbiamo cominciato la disamina di tutte le discipline, e in ciascuna Cartesio trova qualcosa che non va. Quest'ultimo punto che abbiamo detto, cioè il tema del fondamento, del buon fondamento delle discipline, è assolutamente essenziale per Cartesio, ed è anzi ciò che fonda tutto il discorso, è trovare un buon fondamento al sapere.